Buongiorno amici dall'Orto e Fornelli, mi sono appena svegliato. Volevo fare un video, siccome molti di voi me l'hanno richiesto, su cosa mangio in un giorno. Il video sarà assolutamente onesto, ho preso un giorno a caso per farvi vedere cosa mangio tutti i giorni. Prima di andare all'università mangio sempre della frutta, oggi una mela e un arancio. Ecco qui, di solito ci metto della cannella sopra, alla mela, ricca di antiossidanti, poi mi piace molto il sapore. E poi mangio anche qualche mandorla. La lezione è quasi finita e prima di andare in palestra mi mangio una banana. Eccomi tornato a casa, sto letteralmente morendo di fame. Per pranzo una cosa che mi cucino praticamente sempre è l'avena, crema d'avena con semi di lino e altra frutta. Mi piace perché è pronta in 5 minuti ed è molto versatile perché si può fare fredda, calda, salata, dolce. Aggiungo l'acqua. 5 minuti nel forno a microonde ed è pronta. Macino i semi di lino. Ecco qua pronti. Anche l'avena è pronta. Ecco come diventa. Una specie di crema semolino. Ora come ora non ha sapore di niente, a me piace farla dolce, quindi ci metto delle more congelate, così lo raffredda anche. E poi una banana piccolina per dolcificare. Mi piace schiacciare la banana con la forchetta così si mischia meglio. Adesso aggiungo un po' di cacao amaro. Mix di spezie, cannella, zenzero, chiodi di garofano, noce moscata, più che altro è cannella però, che mi piace molto, i semi di lino, la banana. Sui semi di lino avevo già fatto un video molto interessante di cui vi lascio un suggerimento qua sopra. E adesso ci aggiungerò sopra dell'uvetta, dei semi di girasole ricchi di vitamina E. Ecco qui il mio pranzo pronto in 5 minuti. Io lo mangio da mesi e lo adoro. Più cannella. Poi anche le more fanno benissimo. Le stesse sostanze viola proteggono la salute del cervello. Come dessert mangio sempre della frutta secca, datteri e noci. Tanto così di noci, boh, 3 o 4. Buon appetito. Il miglior dessert. A quest'ora, mentre studio, di solito bevo un tè o una tisana. Oggi un tè ai mirtilli. Alle 5 il miglior carburante sono i carboidrati di una patata. Si lava bene, si lascia la buccia perché il 90% del ferro è nella buccia e poi, come se fosse un Giulio Cesare, si pugnala da tutte le parti. 3 minuti nel microonde per parte. Si gira dall'altro lato, attenti a non bruciarvi, altri 3 minuti. Vediamo se è cotta. Cotta. E mentre che raffredda, metto a tostare una fettina del mio pane fatto in casa. Vi lascio il suggerimento qua sopra di una ricetta di come fare il lievito madre, farvelo anche voi. Lo metto a tostare. Burro d'arachidi sul toast. A Beethoven e Sinatra preferisco l'insalata. A Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie.
Sulle patate bollite mi piace condirle con del ketchup. E questa è la mia merenda. Patate, spinaci crudi, un pomodoro e un toast con burro d'arachidi, uvetta e cannella. Un po' di maggiorana sulle patate, un pizzico di sale e aceto balsamico sull'insalata e ci vediamo per l'ora di cena. È ora di cena e per fortuna ho già della minestra pronta da ieri, di fagioli rossi. Ho già pubblicato il video di questa ricetta e se volete vederlo vi lascio un suggerimento qua sopra. Mettiamo la pasta. E mentre che la pasta cuoce mi mangio un kiwi. Mi mangio anche dei semi di zucca, sono buonissimi, perfetti come spuntino, sono ricchissimi di proteine. La pasta e fagioli è pronta, credo che saranno due o tre piatti che mi mangerò. Beh, dopo tre piatti di pasta e fagioli finisco la cena con delle prugne e mandorle. Delizioso. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche idea per mangiare qualcosa di diverso. E se è così, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao!